È mezzanotte e 29 in questo momento. Buonasera, benvenuti a Night Desk per cercare di capire che cosa è successo durante la giornata. E la notizia del giorno davvero non può essere che il lungo discorso che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha pronunciato davanti alle più alte cariche dello Stato, così si dice, in occasione degli auguri di Natale al Quirinale. Discorso lungo, discorso impegnativo, discorso anche abbastanza duro. Vedremo che i quotidiani, che domani saranno in edicola, adesso vi faccio vedere fra un attimo, hanno scelto ognuno una frase, un passaggio di questo discorso, perché insomma, gli spunti, mettiamola così, forniti dal Capo dello Stato sono stati molti, ma sicuramente forse quello che più ha fatto notizia è stato in qualche modo ciò che il Presidente ha lasciato intendere, ovvero che se non si fanno le riforme, se questo governo non va avanti, se si rimane nell'immobilismo, lui è pronto anche a dimettersi. Del resto, già quando si era insediato, ad aprile, lo aveva detto abbastanza chiaramente: o si procede in una certa direzione, oppure, insomma, lui, come ha sempre sostenuto, era stato pregato di fatto in ginocchio dai partiti di presentarsi per un secondo mandato, e dunque ha escluso evidentemente ogni possibile disegno, insomma, di intenzioni precedenti. E allora oggi lo ha ridetto. Ma non è solo quello, ci sono tante altre questioni. Ha parlato delle elezioni anticipate, ha parlato dei golpe che vengono evocati, ha parlato della crisi e di tutto quello che comporta. Ha parlato di nuovo del problema delle carceri e della giustizia. Stasera noi vi faremo sentire alcuni pezzi, perché è giusto, insomma, che cerchiamo di percorrere passo dopo passo tutta questa vicenda, ma non sono queste le uniche notizie. Se avete seguito la trasmissione di Formiglia, avete visto come sta evolvendo il movimento dei forconi, si sta preparando a questa manifestazione di mercoledì, spaccandosi però, e nel frattempo, mentre il movimento dice che tutto il governo se ne deve andare a casa, tutto il Parlamento se ne deve andare a casa, in Parlamento si lavora. Si sta lavorando alla legge di stabilità. E però anche qui con una certa fatica, perché si doveva andare, l'appuntamento era fissato per domani mattina, mentre invece no, probabilmente tutto slitta a domani sera. Insomma, il voto prima di mercoledì non inizierà, quindi qualche problema anche da quel punto di vista, e poi molti malumori anche all'interno della legge di stabilità. E poi, insomma, ancora l'Istat, casomai qualcuno non avesse ben chiaro il concetto, ci ha ricordato per l'ennesima volta che il nostro paese si sta impoverendo molto. Un italiano su tre, se consideriamo tutto il paese, è a rischio povertà o di fatto è povero, addirittura uno su due se siamo al sud. Queste più o meno le notizie. Questa sera, ad aiutarmi per raccontarvele, ci saranno in studio con noi per la redazione politica Franco Rina, che saluto, buonasera Franco. Buonasera. E Fabio Angelicchio per la redazione esteri ed economica. Buonasera. Mentre invece i nostri ospiti sono l'onorevole Renata Polverini, buonasera, buonasera, Forza Italia, e l'onorevole Francesco La Forgia per il Partito Democratico. Buonasera. Io vi propongo di andare subito a vedere i titoli dei giornali, dopodiché Franco ci farà sentire alcune parti, le più salienti del discorso di Napolitano, così capiamo, no, certo, esattamente a che cosa si riferiscono. Mi dicevo, i quotidiani, la maggior parte di fatto aprono per l'appunto sulle dichiarazioni del Presidente della Repubblica. Abbiamo scelto di farvi vedere per primo l'Unità, perché è quello che appunto forse rende meglio l'idea, e parla di ultimatum di Napolitano, riforme subito, adesso per l'appunto dice: è legato il mio incarico. E poi un passaggio dedicato anche al Presidente Berlusconi, dice: non evochi golpe immaginari. Il Capo dello Stato invita però a Forza Italia a non rompere proprio sulle riforme, e poi ancora dice: sulle scosse sociali che chiedono risposte, non il voto ma la stabilità, per l'appunto non è un valore in sé, bisogna, ha detto, fare. Questo è il Fatto Quotidiano, vedete la lettura è ancora più esplicita, diciamo.
Re Giorgio avverte Renzi, come dico io o me ne vado? Dunque non solo è più esplicita, ma c'è un indirizzo preciso, perché il Fatto Quotidiano pensa che le parole del Presidente abbiano anche un interlocutore specifico, che è appunto è Renzi. Agli auguri di Natale il Presidente risponde al nuovo leader del Partito Democratico: nessuna tentazione di voto anticipato, sia alle riforme istituzionali anche con Forza Italia. Ma Berlusconi appunto non parli di golpe. Lo spirito delle larghe intese non piace al sindaco, che se ne va via prima del Brindisi. Andiamo avanti. Questo è il Messaggero. Il Colle, rischio di scosse sociali, un titolo un po' più blando, come vedete. Andiamo avanti, dopo il Messaggero vi voglio far vedere anche, ecco qua, nel dettaglio però, il piano del governo sulle carceri, perché appunto il Presidente ne ha parlato. Domani pomeriggio alle 4:30 Consiglio dei Ministri e già ci dovrebbero essere novità sulle carceri, vedremo esattamente di che tipo. Andiamo avanti. Questo è il Giornale, l'ultimo fra quelli che vi abbiamo selezionato, che sceglie di aprire su Napolitano, che parla esplicitamente di un ricatto addirittura, quindi dall'ultimatum dell'Unità al ricatto del Giornale. Poi pubblica un sondaggio in cui Alfano sarebbe al 3% e Monti sotto il 2%. Andiamo avanti, vediamo invece gli altri quotidiani, quelli che parlano di tasse, come Libero: le tasse sulla casa se le mangia la casta, ci costa 23 miliardi l'anno. Uno studio della UIL, di cui poi vi parleremo, abbastanza inquietante. Dopo Libero vi voglio far vedere anche Il Sole 24 Ore, perché anche Il Sole parla di tasse. Prima casa, Tasi più leggera. Si va verso un tetto massimo dell'1 per 1000 senza aumenti ai comuni. Potrebbe essere una novità interessante. Questa invece è la Padania. La Padania gioca su i due nomi, no? Matteo Salvini, nuovo segretario della Padania, e Matteo Renzi, e le diverse proposte di governo. Dopo la Padania, l'ultimo che vi faccio vedere è Milano Finanza, perché effettivamente l'exploit di Moncler, che si quota in borsa e raccoglie appunto una capitalizzazione di 3 miliardi e 7 più di Finmeccanica, ma anche Mediaset, beh, insomma, è sicuramente una notizia, anche se non giochiamo in borsa, anche se non abbiamo azioni. Ricominciamo però da capo. Prima di ascoltare Napolitano, una domanda velocissima. Renzi, che per l'appunto se ne va prima del Brindisi, ascolta il discorso, non assaggia neanche un salatino, neanche un canapè. Lo fa perché si è offeso, perché pensa che in realtà appunto il Presidente parli a lui e lo abbia bacchettato, o perché semplicemente c'aveva da fare? Secondo me è semplicemente perché aveva altro da fare. Adesso io capisco che Renzi sia sotto la lente di ingrandimento e qualsiasi cosa faccia ha un'interpretazione, un significato, si cerca di capire che cosa gli passi per la testa, ed è giusto che sia così, è la novità del momento e spero che resti tale per molto tempo. Dopodiché credo che tra Renzi e il Presidente della Repubblica ci sia un rapporto di stima reciproca e necessaria in questo momento. È il segretario del partito più grande, il centro-sinistra. Vabbè, in insomma, quindi paese, comunque lei dice niente deve, di deve assolutamente niente di stare grave dentro questo tipo di rapporto. Poi se si vogliono oppure vedere altre letture, insomma. Oppure allora fa alla Moretti, ma non quella del PD, quella del cinema, e dice si nota più se resto o più se me ne vado prima. Beh, non c'è dubbio che lui vuole anche inaugurare uno stile diverso, anche nella modalità di stare dentro i palazzi, insomma, o dentro e fuori i palazzi. Vabbè, ma uno champagnino che sarà mai. Allora, Franco, Renzi non viene nominato direttamente, mentre invece Forza Italia viene nominata. Quindi poi vedremo però, anche le reazioni. Cosa ci fai sentire? Allora, sì, molto velocemente, perché poi i tre estratti occupano molto spazio. Però iniziamo a sentirne il primo. Partiamo proprio da quello che ha a che vedere con le sue dimissioni? Sì, che precisa, ricorda piuttosto i limiti con cui ha accettato il secondo mandato. Perfetto, vai. Nel ringraziare poi il Parlamento e i rappresentanti delle regioni per la fiducia largamente accordatami, ebbi modo di indicare inequivocabilmente i limiti entro cui potevo impegnarmi a svolgere ancora il mandato di Presidente. Anche di quei limiti credo che abbiate memoria. Ed io doverosamente non mancherò
di rendere nota ogni mia ulteriore valutazione della sostenibilità in termini istituzionali e personali dell'alto e gravoso incarico affidatomi. Allora, innanzitutto vorrei capire se anche voi siete d'accordo che questa è una dichiarazione, come dire, cioè attenzione, perché o si va per quella strada oppure io mi dimetto. Cioè, la leggete così anche la voi? La dichiarazione sicuramente va in quella direzione, anche se sono convinta che il Presidente della Repubblica si sarà reso conto che la situazione politica ed istituzionale non è più quella che lo portò ad essere eletto per il secondo mandato. Berlusconi, non per un fatto procedurale ma per una scelta politica del Partito Democratico, è decaduto preventivamente rispetto ad una scadenza naturale che comunque avrebbe portato la sentenza di cui appunto si è dovuto far carico, e questo ha messo in discussione il rapporto con il più forte alleato con il quale appunto sostenevamo il governo, che doveva mettere in campo quelle riforme che oggi il Presidente richiamava. E questo nei confronti del PD, ma perché stasera le reazioni da parte di molti esponenti di Forza Italia sono state molto pesanti, molto piccate, con il dovuto rispetto del Presidente della Repubblica? Abbiamo Napolitano su questo punto, magari se lo sentiamo quando dice appunto. Dopo lo sentiamo, però volevo capire, insomma, intanto su. Dicevo intanto Napolitano, perché, visto che comunque anche voi eravate lì ad aprire, ad applaudirlo, a chiedergli. Assolutamente sì, ma del resto nel discorso del Presidente della Repubblica, cioè, c'era un chiaro richiamo a un, diciamo, momento di pacificazione nazionale che purtroppo non c'è mai stato, non soltanto nei toni ma anche negli atteggiamenti dei nostri alleati. C'erano poi altri impegni che erano le riforme di natura economica e sociale, e c'erano poi le riforme di natura istituzionale e costituzionale. Naturalmente il Presidente deve prendere atto che non può in un momento come questo chiedere a Forza Italia di garantire la maggioranza per alcuni tipi di riforma, senza di noi è impossibile fare. Al tempo stesso abbiamo trovato anche ingeneroso quel richiamo così forte al Presidente Berlusconi. E adesso che lo forse sentiamo, avrà usato adesso un lo termine... sentiamo subito, perché è inutile che ne parliamo se non l'abbiamo sentito. Però prima di passare a quello voglio capire una cosa. Ma per lei, Napolitano, che dice se non succedono queste certe cose io potrei dimettermi, è una promessa o una minaccia? Secondo me è l'ennesima minaccia, dopodiché. Quindi lei non si augura che lui si dimetta? Ma io non mi auguro nulla, penso però che Presidente della Repubblica non può in maniera ostinata richiamare ripetutamente il Parlamento ad atti che magari non vuole compiere, perché non c'è più una maggioranza che può garantire appunto il compimento di tali atti. A un certo punto io credo che il buon senso potrebbe far comprendere anche a questo capo dello Stato che magari c'è necessità invece di ritornare al voto e dare una maggioranza diversa a questo Paese. Il voto è una cosa diversa però dalle dimissioni del Presidente della Repubblica. Guardi, non mi faccia dire cose, insomma, per le quali poi... Io glielo chiedo perché i suoi compagni di partito sono stati pesantissimi questa voglio sera. Dire, quindi, io ho vissuto tutta la vita nella convinzione che nemmeno il Papa si potesse dimettere, eppure ho dovuto vivere anche le dimissioni di Benedetto XVI, al quale peraltro mi legava una profonda stima e affetto. Quindi voglio dire, siamo tutti utili, nessuno è indispensabile, il Presidente ha preso un impegno importante con gli italiani, non ci sono più le condizioni per garantire al Presidente tutti i passaggi sui quali lui si era impegnato, poi al suo buon senso e alla sua responsabilità la decisione da prendere. La Forgia per lei? Ma intanto Napolitano fa un richiamo al senso di responsabilità, perché Napolitano, in quanto Presidente della Repubblica, è il custode della tenuta democratica delle istituzioni, e in un momento come questo, in cui lo scenario politico è molto in movimento, per usare un eufemismo, in cui il Paese oggettivamente sta vivendo una fase drammatica, quelle parole sono doverose e appunto hanno a che fare con la dimensione delle responsabilità del Presidente della Repubblica. Dopodiché fa specie che il giudizio su Napolitano da parte del PDL, del già PDL e poi Forza Italia,
e sulla vicenda politica italiana, cioè ad esempio sulla necessità di questo paese di portare a casa delle riforme che possano in qualche modo avvicinare l'Italia e l'Europa, è un giudizio che cambia radicalmente dalla sera alla mattina, e lo spartiacque è la decadenza di Berlusconi, la quale avviene non, come dice l'onorevole Polverini, per volontà del Partito Democratico, ma avviene in ragione di una legge che anche il PDL ha fatto, scritto e generato in passato, e secondo la quale c'è stato un Parlamento che, rispettando le regole che il Parlamento si è dato e le istituzioni si sono date, ha prodotto quel risultato, cioè la decadenza di Berlusconi, che è stato condannato al terzo grado di giudizio per frode fiscale. Stiamo parlando di questo, e quando guardiamo le proteste in piazza, se noi guardiamo in faccia le persone che stanno protestando, noi non possiamo avere la disonestà intellettuale, mi verrebbe da dire, di raccontare loro una storia che non esiste, cioè che Forza Italia ha abbandonato la vicenda del governo in ragione di un accordo che è venuto meno, perché nessuno mai ha inteso la pacificazione in questo senso, cioè come salvacondotto per Berlusconi. Bisognava fare le riforme insieme, qualcuno ha abbandonato il campo, adesso tocca a noi e bisogna fare. Posso dire che nessuno ha chiesto salvacondotti? Questo è chiaro, però voglio ritornare a chiudere il discorso sul Presidente. Il della pacificazione, così come la intendete voi, è esattamente questo. Della legge. Voglio chiudere invece il discorso sul Presidente Napolitano, perché appunto lui dice, cioè, se non si fanno una serie di cose, io ne trarrò in qualche modo le conseguenze. Dovrebbe farlo? Sarebbe una iattura? Sarebbe invece auspicabile? È quello che ha detto all'inizio del suo mandato, sofferto secondo mandato, e quindi è giusto che lui ribadisca i termini di quel passaggio. Io penso che se oggi noi ci trovassimo di fronte alla possibilità delle dimissioni di Napolitano, ci troveremmo di fronte a un fatto inquietante per questo paese, perché abbiamo bisogno in questo momento di stabilità, non quella che viene raccontata, diciamo, non nel il rigor show, mortis, cioè la stabilità del cambiamento, quella evocata dal Financial Times. Franco, ci dicevi, invece sì, c'è un secondo passaggio più duro nei confronti di Berlusconi. Sono toni insoliti per un Presidente della Repubblica, rivolti direttamente, esplicitamente ad una forza politica, ma è il passaggio in cui Napolitano riporta il caso Berlusconi in una dimensione giudiziaria e non più politica. Sentiamo. Allora, sentiamolo. Non ignoro tuttavia l'effetto traumatico che ha avuto sul quadro politico la sentenza di condanna definitiva pronunciata dalla Cassazione nei confronti di Silvio Berlusconi per il ruolo di primo piano che egli ha svolto per un periodo notevolmente lungo nella vita politica e istituzionale del Paese. Comunque, la severità delle sanzioni inflitte, la riluttanza a prenderne atto e a compiere gesti conseguenti può indurre l'interessato e la sua difesa a tentare la strada di possibili procedimenti di revisione previsti dall'ordinamento nazionale o a proporre ricorsi in sede europea, ma non autorizza a evocare immaginari colpi di Stato e oscuri disegni cui non sarebbero state estranee le nostre più alte istituzioni di garanzia. Ecco. Allora, cerchiamo di capire che cosa ha detto, perché... non è tanto incomprensibile la reazione di Forza Italia. Ha detto, io magari avrei anche fatto qualche cosa, però se si è comportato come si è comportato non ho potuto fare nulla. Intanto però faccia pure i ricorsi. Berlusconi li farà indipendentemente dai consigli del Presidente della Repubblica, però... che sono sempre ben accetti, ma insomma credo che Berlusconi li avesse già annunciati e quindi l'iter sarà sicuramente già in corso. Io ho trovato molto sgradevole, peraltro appunto in un discorso di fine d'anno, questo richiamo alla vicenda giudiziaria di Berlusconi, che invece noi consideriamo comunque una vicenda politica, perché al di là di quanto adesso l'onorevole Laforgia ricordava, noi abbiamo sostenuto che, essendo in prima applicazione la legge Severino, per un parlamentare andava forse fatta una verifica di costituzionalità,
e in ogni caso non c'era bisogno. Scusi, ma lei quindi pensa che si debba applicare questo concetto a tutte le leggi? Cioè, appena uno fa una nuova legge, quindi la prima volta che si applica, però bisogna sempre sperimentare, perché non riesco a capire bene questo concetto. Guardi, io ho fatto il presidente di regione, le posso assicurare che su molte leggi nemmeno si riesce ad arrivare all'applicazione, perché c'è un'impugnativa continua da parte di altri pezzi di Stato. Ma forse è un problema di chi le fa le leggi, no? Bisognerebbe imparare sarà a farle anche meglio, un problema. No? Ma guardi, se fosse così non ci sarebbe bisogno della Corte di verifica sulle leggi, eh? Cioè, è chiaro che il Parlamento può sbagliare, è chiaro che nel momento in cui qualcuno ha un dubbio di costituzionalità, appunto, non di semplice applicazione, esiste la Corte apposta, altrimenti se le leggi uscissero perfette, no, certo, perché però il legislatore ci sono non sbaglia di mai, uffici legali, non ci sarebbero ci sono organismi fiordi, di verifica. Fra l'altro mi fa venire posso, in mente... Posso dire che siccome parlavamo di una persona che stava sostenendo un governo che aveva comunque preso 9 milioni di voti soltanto due mesi prima, forse una verifica andava fatta, quindi non credo che questo avrebbe in qualche modo leso il diritto costituzionale. Esiste la Corte, si faceva un'interrogazione alla Corte e lì la questione terminava. Non si è voluto aspettare, quindi è chiaro che forse il termine che usa Berlusconi, come suo modo ovviamente, è molto forte, ma che si sia arrivati quantomeno ad un ribaltone, se così una volta si chiamavano così, è fuori dubbio. Prima sentivo nella trasmissione che ci ha preceduto il direttore Mieli, che sosteneva con a mio avviso assolutamente rappresentando la realtà, che questo governo ormai è un governo di sinistra, di centrosinistra, sostenuto poi da 30 parlamentari che sono fuoriusciti da Forza Italia, quando invece sappiamo... Ma infatti tutto sommato può anche darsi che il PD lo abbia fatto apposta. Appunto. Questo, e allora, no, nel senso che vi conviene... E allora non capisco perché il Presidente della Repubblica richiama Forza Italia per le riforme dettate costituzionali. Dettate l'agenda e di fatto avete in mano il boccino voi. No, sarebbe lecito, no, pensare la che comunque... moglie piena e la botte ubriaca non si può avere, non si può immaginare come no, pensa lo chiedo il capo perché dello Stato, Renzi, che Forza Italia sta domenica... all'opposizione, però poi sulle riforme costituzionali garantisce i numeri. Comunque io su questo Franco mi darei la conferma. Renzi domenica, quando è stato nominato ufficialmente segretario del Partito Democratico, ha fatto anche lui un discorso molto lungo, quasi un'ora e mezzo, insomma. E a un certo punto ha detto che il nuovo programma che verrà scritto appunto per il governo dovrà essere un programma alla tedesca, cioè stabilito punto per punto, no? Sì. E io mi sono chiesta perché questo non è stato fatto, perché c'era fretta quando di sono iniziato, perché adesso non c'è fretta, non abbiamo problemi, evidentemente gli è adesso passata. E allora dico, forse non è stato fatto perché in realtà si voleva mano libera. Guardi, c'era qualcuno prima che ci accusava del fatto che noi non volessimo far decadere Berlusconi perché non volevamo far cadere il governo. Adesso ci si dice che abbiamo fatto decadere Berlusconi perché volevamo governare da soli. La verità è che in questo paese ci sono delle cose che all'inizio sembrano assurde, poi quando le ripetiamo nel dibattito pubblico sembrano normali. Cioè ci sembra normale che appunto un cittadino, nonché leader politico, il che è un aggravante, che ha affrontato un processo, che è stato condannato al terzo grado di giudizio per frode fiscale, quindi un reato enorme, gravissimo, oggi debba essere nelle condizioni di derogare a quel passaggio, cioè quello che tutti i cittadini normali dovrebbero attraversare, cioè accettare quel giudizio e affrontare le conseguenze di quel giudizio. In Europa noi avremmo una situazione molto diversa, cioè in un caso non simile, molto meno grave, avremmo un politico che si dimette così come è accaduto per quelli che in Europa avevano scopiazzato delle tesi di laurea e sono stati beccati. Allora, quindi stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di un complotto, non stiamo parlando di altro, non stiamo parlando di una persecuzione né giudiziaria né politica da parte del Partito Democratico. Stiamo parlando di questo e stiamo parlando del fatto che a fronte delle parole spese da esponenti del PDL e dello stesso leader, cioè sul fatto che bisognava mettere mano alle riforme, alle politiche economiche per salvare questo paese, oggi siamo in una condizione
completamente diverse, in cui quelle stesse persone non sono più concentrate, sì, però, insomma, su questo problema, che faccia, sono concentrate che faccia su altro, al PD, sono che concentrate sia più sul fatto per il PD di è fare un po' di in caos momento, nello no? scenario politico per andare alle elezioni e per cercare di risolvere per quella via i problemi giudiziari di Berlusconi, perché è quello l'obiettivo di Berlusconi, portarci alle elezioni. Capito, andiamo alle elezioni e si risolve il problema giudiziario di Berlusconi. Ma non c'è dubbio che Berlusconi voglia rimettersi al centro del campo attraverso una modalità elettorale per poter, come dire, riaccreditarsi ancora una volta come leader politico. Come sia possibile, questo poi ce lo spiegherà, perché con i problemi non abbiamo giudiziari. Ben capito. Peraltro. Cioè, che c'entra con i problemi giudiziari? Perché se anche Berlusconi facesse una campagna elettorale, non è che risolve allora, i suoi Berlusconi problemi giudiziari. Allora, Berlusconi intanto ha cercato di spostare tutta la vicenda della decadenza e ha provato a spostare la vicenda della decadenza proprio perché spostandola e cercando di provocare le elezioni avrebbe potuto evitare quel passaggio. Certo. Oggi si è di fronte a quel passaggio. Ormai c'è stato. Berlusconi non potrà probabilmente non potrà più ricandidarsi, vorrà comunque restare al centro dello scenario politico per cercare di contrattare, di negoziare e di salvare il salvabile. Guardate che noi stiamo parlando anche di questioni, e lo sappiamo tutti, materiali che hanno a che fare con Berlusconi e con la sua famiglia. Quindi non sto parlando, come dire, del sesso degli angeli. Allora, la Ford la fermo perché, Franco, andiamo a concludere, sì. Invece. Napolitano abbiamo un ultimo passaggio, giusto, che vogliamo far sentire. Ci ha accompagnato nella cronaca, nella quotidianità, perché nel suo lungo discorso ha parlato anche del malessere sociale e delle proteste di questi giorni e ha chiesto alla politica di dare risposte. Sentiamo. Le risposte tese a contrastare il radicarsi di malcontento sociale e sfiducia politica debbono dunque abbracciare in uno stesso impegno decisioni di risanamento della vita politico-istituzionale, come quelle che incidano radicalmente sul finanziamento dei partiti, misure sociali di sostegno per i settori più colpiti e per le fasce più deboli della popolazione, indirizzi di efficace rilancio dell'economia e dell'occupazione. Allora, questo è Napolitano. Noi dobbiamo dare la pubblicità fra un minuto scarso. La Foggia ha riparlato di finanziamento ai partiti, il Presidente della Repubblica. Qui, durante il telegiornale della 7 alle 20 questa sera, un suo compagno di partito ha detto che il PD rinuncerà a prescindere ai soldi del finanziamento, li restituirà agli italiani, come lo ha invitato a sua volta a fare Grillo dopo che Renzi gli aveva detto Beppe firma qui, ha detto no, ma lo facciamo a prescindere. È stato un momento una botta di entusiasmo, la conferma anche lei? No, ce no. Lo dice dopo già quel no, quindi niente, non la conferma, non mollate la grazia. Con le parole di Renzi dall'Assemblea Nazionale, partiti che abbiano soldi nei cassetti da restituire non li ridanno. Pubblicità, cerchiamo di capire dopo perché. Allora, l'una e tre, riprendiamo la nostra trasmissione, riprendiamo Night Desk. Fabio Angelicchio, prima di cercare di capire dall'onorevole La Foggia se davvero il PD è pronto già a restituire i soldi del finanziamento pubblico ai partiti a prescindere, come si era un po' lasciato andare il suo collega al telegiornale delle 20. Nardella. Che subiva la pressione della senatrice Grillina. Sì. Beh, certo, perché uno dei pochissimi casi in cui c'è stato un confronto, perché è raro purtroppo che il Movimento 5 Stelle si sottoponga a un confronto, ma al telegiornale delle 20 Mentana ci è riuscito. Però prima di sentire la sua risposta, facci soffrire un altro po'. Tu vuoi mettere il dito nella piaga? Sì, fammi soffrire. Allora, vogliamo parlare... No, perché io leggo il titolo di Libero, l'abbiamo fatto vedere, sì, no? Le tasse sulla casa se le mangia la casta, ci costa 23 miliardi l'anno. Da dove vengono fuori questi 3 miliardi? Allora, sono i costi della politica, è uno studio questo commissionato dalla UIL,
e i numeri non sono piacevoli, perché parliamo, allora dice, i costi della politica sono saliti fino a 23 miliardi di euro sono saliti. E, ma cosa intende per costi della politica? Oh, esattamente, il dito nella piega in questo caso lo mette. Allora, innanzitutto dice, tra funzionamento di organi istituzionali, società pubbliche, consulenze, costi derivanti da quella che viene definita la sovrabbondanza del sistema istituzionale, quindi un po' tutto l'apparato costa oltre 23 miliardi. Se vogliamo infierire ulteriormente, pro capite ci costa più o meno 757 euro. Quindi ogni cittadino italiano all'anno si deve far carico di questo. Sì. Naturalmente poi dobbiamo stare attenti a non scadere nella demagogia, perché questo è un apparato che comunque manda avanti appunto tante cose. La WIL sì, però suggerisce... questo non è l'apparato dello Stato. No, no, cioè, quando si riferisce ai costi della politica, significa quanto ci costano gli assessori, no, quanto ci costano... Però anche lo Stato, perché in questo caso poi no, ci saranno... Ma lì ci saranno i poliziotti, c'è il segretario Angeletti, infatti, che suggerisce anche, dice... La nostra proposta è come risparmiare qualcosa. Risparmiamo, dice, in questo modo oltre 7 miliardi, 7 miliardi e 100 milioni. E dice in che modo? Allora, dice, per esempio, con l'accorpamento dei comuni, che porterebbe 3 miliardi e 200 milioni, l'utilizzo dei fondi delle province solo per i compiti di legge, che porterebbe 1 miliardo e 200 milioni, 1 miliardo e mezzo di risparmio si otterrebbe poi con una più sobria gestione delle regioni, e altri, e un altro miliardo e 200 milioni arriverebbe da una razionalizzazione dello Stato. Regioni, abbiamo forse allora, un ex... Non so di che parla, anche qualche... probabilmente nemmeno lui però. Prego, anche qualche sacrificio da parte dei sindacati. Forse. Insomma, comunque... Sì, no, diciamo che... Tagli se ne possono fare. I tagli se ne possono fare tantissimi, dopodiché non bisogna banalizzare, perché lì per esempio in alcuni passaggi si parla di società partecipate. Il sindacato, per esempio, nel momento in cui dice che le società partecipate sono tante, ci deve anche dire, perché quello sarebbe il suo compito, come ricollocare le tante persone che lavorano nelle società partecipate. Perché quando noi parliamo di società partecipate pensiamo subito ad uno spreco, ultimamente si pensa a questo. In realtà sono le tante società che erogano servizi, dal trasporto pubblico al funzionamento anche delle macchine amministrative delle istituzioni regionali, comunali, che all'interno hanno anche professionalità e appunto anche molto meno retribuite rispetto al personale della pubblica amministrazione, pur erogando gli stessi servizi. Allora, io quindi, ho capito che lei è molto molto critica sul, sul restituire i soldi o sul tagliare il finanziamento. No, no, io non sono critica, dico semplicemente che occorre immaginare un paese diverso dall'Italia. Perché in Italia io ho sempre ritenuto che i partiti sono un po' la spina dorsale della democrazia, e quindi la democrazia ha un costo, sicuramente può essere molto meno oneroso di quello che nel frattempo si è andato accumulando, ma io penso che il costo della democrazia un paese come l'Italia lo deve assolutamente tenere sempre presente. I partiti sono ormai delle strutture organizzate e ramificate sul territorio, che fanno tante cose, dentro i quali ci sono persone che lavorano, che hanno una storia al loro interno. Quindi prima di dire no, 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 io capisco quello che lei sa, che l'opposizione del Movimento 5 Stelle è: noi rinunciamo al finanziamento, sì, ma loro, ci decurtiamo gli stipendi e riusciamo a far politica benissimo lo stesso. No, riescono a far politica lo stesso perché sono andati sull'onda dell'antipolitica. E io mi auguro che loro possano strutturarsi e quindi rimanere nel campo della politica. Però la politica non si fa soltanto con gli strilli di Grillo sul palco di Genova, piuttosto che come fanno anche in aula. Ognuno poi sceglie il proprio modo di fare politica. Cioè, però lei... se si fa politica in maniera tradizionale, purtroppo io credo che i partiti sono necessari. Credo che stia saltando un po' il metodo tradizionale. La Foggia, mi ridica un po' questa cosa invece del vostro finanziamento. Cioè, ci rinunciate, non ci rinunciate, rinunciate a prescindere... Cioè, perché oggi abbiamo sentito già diverse risposte, insomma, con sfumature diverse. La sua qual è? Ma intanto bisogna distinguere, cioè, finanziamento pubblico che stiamo abolendo, c'è cioè una legge, 17, sta passando, eccetera, con calma, eccetera. E poi eccetera, ci sono le tranche dei rimborsi elettorali. Esatto, io sto alle parole... quello per esempio già preso, che Grillo aveva detto restituitelo. Ecco, io sto alle parole del segretario nazionale, nel senso che Renzi ha... Non c'è più, nel senso che dice già speso. Non esiste un partito che ha i soldi in banca. Esatto. Quindi...
Io sto alle parole del segretario nazionale perché Renzi all'Assemblea nazionale ha detto una cosa precisa, ha lanciato una sfida politica, poi alcuni, anche il mio stesso partito, l'hanno criticata, però ha detto una cosa chiara, cioè lancio una sfida al Movimento 5 Stelle e io dico quei rimborsi lì in cambio di una vostra di disponibilità su legge elettorale, eccetera, eccetera. Io penso che questa sfida si possa fare sapendo anche che c'è una distinzione da, diciamo, operare, perché un conto è Grillo, un conto sono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle in Parlamento. E guardate che questa dinamica, questo doppio binario esiste. Allora io voglio guardare in faccia i deputati del Movimento 5 Stelle che però su oggi queste, hanno risposto su queste sfide, oggi perché ci guardi, hanno risposto dicendo è la rete che decide, sono i nostri iscritti, sì, che decideranno, noi non decidiamo nulla sulla legge elettorale, quindi abbiamo visto come decide la rete il Movimento 5 Stelle. Io a quello o è un scambio che ha proposto Renzi aggiungo un altro scambio, perché io sono disponibile anche a togliere le scrivanie dai partiti, togliamo soldi, dipendenti, eccetera. Il punto è che i partiti devono restituire non solo i soldi, ma anche la credibilità, e la credibilità si restituisce facendo un'operazione, cioè dichiarando come si sta in politica, con quali regole della democrazia interna, come si seleziona la classe dirigente. Perché io, ad esempio, a me risulta che il leader del Movimento 5 Stelle non abbia ancora depositato la dichiarazione dei redditi e patrimoniale e dovrebbe essere tenuto a farlo, tanto per dire come stanno le cose. Cioè, se vogliamo parlare di democrazia, di trasparenza, io voglio capire quali sono i meccanismi decisionali all'interno dei partiti. Il mio partito sgarruppatissimo, secondo qualcuno, continua a fare una cosa stranissima che ci guardano come dei marziani, cioè le primarie. Leggiamo i nostri segretari nazionali attraverso le primarie. Però è vero, per esempio, che sulle primarie dei parlamentari dovevate dirci quanto avete raccolto, dove andranno a finire i soldi raccolti con le primarie. È tutto, guardi, che noi abbiamo il bilancio certificato senza avere l'obbligo di farlo. Quindi siamo l'unico partito in Italia che ha i bilanci certificati. Non avevamo l'obbligo di farlo, l'abbiamo fatto. Sì, però era una cosa che doveva essere rendicontata domenica e stava Grillo può anche rinunciare ai soldi, mi deve dire con quali soldi fa noleggia il service e il palco dal quale fa i comizi, perché altrimenti stiamo parlando come dire, di una cosa che resta comunque opaca. La democrazia è una cosa seria, bisogna distinguere i costi della politica e quindi anche gli abusi della politica, certo, dai costi della democrazia. Se riusciamo a fare questa distinzione facciamo un'operazione positiva. Allora, Polverini, onorevole Polverini, fra le cose dette dal Presidente della Repubblica, che non vi abbiamo fatto sentire ma questa ve la possiamo riassumere, c'è stato una sottolineatura particolare di sulla nuovo... Sulla legge elettorale? No. Giustizia. Il problema delle carceri, cioè per il Presidente della Repubblica questo è davvero un problema. Guardi, l'unica volta che ha parlato alle Camere è stata... una posizione assolutamente diversa da quella che hanno in molti nel mio partito, perché ero anche disponibile all'amnistia o all'indulto proposto dal Presidente, perché sono tra quei parlamentari che si impegna nel mondo carcerario. Dopo domani sarò a Civitavecchia. Quindi lei per va il giorno della mattina di Natale, va alla marcia organizzata dai radicali italiani? No, con i radicali non vado, non vado per conto proprio mio. No, vabbè, chiedevo. non è che per occuparsi di carcere, con tutto il rispetto per i radicali che hanno fatto tantissimo e continueranno a fare, però si può fare anche senza, quindi io continuo a farlo per conto mio. Quindi diciamo che è un evento abbastanza simbolico, sì, no? Sì, la mattina, carità, di Natale, molto simbolico, però insomma qualche giorno fa mi sarei aspettata per esempio una parola da parte dei radicali che non ho ascoltato su Angelo Rizzoli il giorno in cui è morto. Ecco, questo per esempio mi ha colpito molto, perché invece so che Angelo Rizzoli era molto impegnato, soprattutto attraverso la moglie, con i radicali, che andava anche a fare la marcia. Quindi tanto per dire che poi alla fine insomma siamo tutti impegnati. Quindi dicevo, io sono assolutamente convinta che la questione carceraria è un problema. E secondo lei i provvedimenti che potrebbero arrivare domani in Consiglio dei Ministri? Io mi auguro che domani ci siano degli interventi importanti. Non ho capito se quei 3.000 di cui già si parla sui giornali è la cifra, diciamo, il numero dei detenuti che troverà la proiezione di quelli che potrebbero che uscire. Sono molto pochi rispetto per non far torto alla nostra memoria. Ricordiamo che già il governo Monti aveva fatto un provvedimento con il ministro Severino, assolutamente, carcere, quindi, con il cosiddetto svuota carcere, che poi
in qualche modo sembra non aver prodotto nemmeno quello i risultati sperati, però ecco, passano delle immagini di carceri che sono anche, come dire, forse non le peggiori che ho visto nel nostro paese, quindi lì mi auguro che domani il ministro possa mettere in campo l'inizio di un percorso. Fondamentalmente si tratta di velocizzare diversa, i processi penali e civili. E noi siamo sempre molto... Vabbè, ci sarà il garante per le carceri. La Foggia, invece, Renzi si è sempre detto contrario a ogni ipotesi di amnistia o indulto. Questo provvedimento, come notava giustamente anche l'onorevole Polverini, non è che svuota le carceri, è un primo passo. Certo. Il presidente Napolitano invece ha parlato di un'urgenza inderogabile. Come si risolve l'inderogabilità? Non risulta che Renzi sia contrario a provvedimenti importanti come l'amnistia e l'indulto. Mi pare che lui abbia sempre detto che quelli sono provvedimenti che rappresentano lo stadio finale di un percorso che deve essere appunto articolato. Sì, ma è ora che stanno in otto che deve, in una cella. Insomma, è ora che si possono risolvere alcune condizioni non da paese civile come quella che riguarda la custodia cautelare, ad esempio, cioè il fatto che ci sono delle persone che potenzialmente potrebbero essere innocenti, che passano un sacco di tempo in carcere, piuttosto che la questione delle misure alternative. Ci sono delle misure alternative che possono anche avere un valore più efficacemente, diciamo, di rieducazione, che possono essere utilizzate e possono anche farci risparmiare un po' di soldi, oltre a essere più efficaci sul piano sociale. Di questo bisogna parlare. Naturalmente poi c'è una condizione esplosiva nel carcere e insomma di quella condizione ci dobbiamo far carico al più presto. Allora, io per ora con voi mi fermo qui, saluto Paolo Pellacani nel frattempo, ciao Paolo, è arrivato per raccontarci invece la giornata sportiva e soprattutto la partita, la nottata sportiva. Madonna, tutti l'aspettavano, un'ansia incredibile. E allora, com'è andata? Hanno pareggiato. E allora niente, 2-2. Già loro si sono andati due volte in vantaggio e due volte recuperati dal Milan, poi tanti brividi, occasioni nel finale, prima Balotelli, poi Gervinho hanno fallito il colpo del KO da una parte e dall'altra. Fatto sta che la Roma esce solo con un punto da San Siro e quindi di fatto la Juventus è in fuga a più 5 sulla Roma con 43 punti sui 38, aspettando ovviamente lo scontro diretto che ci sarà dopo le vacanze natalizie. Intanto vediamo com'è andata. Dopo aver ripreso confidenza con la vittoria, la Roma pensava di potersi ripetere contro il Milan Tenero in versione campionato. Invece l'equazione non si completa e l'aggravante per la squadra di Garcia è quella di essere andata due volte in vantaggio. Il tecnico romanista, che deve rinunciare a Pjanic squalificato, decide di partire lasciando Totti in panchina e senza Florenzi. La formula inedita prevede Gervinho, destro Ljajic e sulla sinistra la Roma costruisce il vantaggio contando anche sulla spinta di Dodò. Il taglio di Strootman è perfetto e destro concede il bis della rete alla Fiorentina. A livello personale è un altro tassello per la rinascita del centravanti. Il collettivo della Roma è più efficace, il Milan però ci mette lo spirito giusto e cerca di ripartire con qualche fiammata che passa da Kakà. Il pareggio però porta la firma di un difensore, Zapata, che su angolo trova la correzione decisiva schiacciando il pallone sul ginocchio. L'orgoglio dei romanisti produce un primo ruggito con Bradley, che trova la traiettoria giusta, ma anche il salvataggio di Bonera. La Roma perde Castagna, il Milan deve rinunciare ad Abbiati e il battesimo di Gabriel è tremendo. Dopo 5 minuti un'uscita temeraria sulla freccia Gervinho, il rigore è netto, non c'è espulsione e Strootman incrocia con il mancino per il 2-1. Sembra un passaggio decisivo negli equilibri del match, le motivazioni della Roma dovrebbero fare la differenza, ma manca il cinismo per chiudere la pratica. Finisce la partita di destro, comincia quella di Totti al 19°. La risposta è l'ingresso di Matri. Il Milan sorprende per la vivacità, anche se perde Allegri espulso. La Roma invece si siede e non gestisce la grande squadra. Come conseguenza subisce il pareggio che passa da Kakà e Balotelli fino alla stoccata di Muntari. Il ghanese è perfetto, al punto che il destro sembra il suo piede migliore. Il pareggio serve poco a tutte e due e il finale è vibrante. Nel recupero Balotelli mette a sedere De Rossi, poi però calcia fuori. Dopo la paura la Roma cerca l'assalto decisivo e ci va vicinissimo Gervinho. Cala al sipario e resta la sensazione di un'occasione persa per la Roma. La Juve scappa a 5 punti e il Napoli incalza a 3.
Andiamo a vedere le prime pagine di Gazzetta e Corriere che troveremo domani in edicola, eccolo qui. Grinta a Milan, Roma frena, San Siro finisce 2-2, la Juventus ha più 5, come abbiamo detto, in classifica. Poi un cenno ai sorteggi di Champions che vedremo più avanti. I rossoneri pescano l'Atletico Madrid. Europa League, sorteggio facile, ma all'orizzonte c'è Juventus e Fiorentina, perché se dovessero qualificarsi si incontrerebbero sicuramente agli ottavi di finale. Il Corriere dello Sport, Milan-Roma che show, ma la festa la fa la Juve che vola a più 5, Conte Montella verso l'Euroderby, sfida agli ottavi se battono turchi e danesi. Proprio sui sorteggi che ci sono stati oggi, non è andata male al Milan, che ha pescato in Champions League l'Atletico Madrid, ed è andata abbastanza bene anche per le altre italiane impegnate in Europa League. La Juve andrà di nuovo in Turchia, stavolta contro il Trabzonspor. Poteva andare peggio, ma anche meglio. Agli ottavi di Champions il Milan affronterà l'altra squadra di Madrid, quella meno famosa e con meno titoli, l'Atletico. L'andata si giocherà a Milano il 19 febbraio. Un sorteggio positivo per alcuni, un'insidia da non sottovalutare per altri. Attualmente gli spagnoli sono primi in classifica nella Liga, un primo posto in condominio con il Barcellona, Real, distanziato di ben 5 punti. Miglior difesa del torneo, in casa è quasi imbattibile. Il girone di qualificazione di Champions è stato una passeggiata di salute. Sulla panchina siede una vecchia conoscenza del campionato italiano, Diego Simeone, un passato da calciatore in Italia con le maglie di Pisa, Inter e Lazio. La stella è Diego Costa, un centravanti letale. Non ha senso commentare i sorteggi ora, mancano 2 mesi abbondanti, non sappiamo né come staranno loro né come staremo noi, ha detto Adriano Galliani. In Europa League, nuovo pericolo turco per la Juve che affronterà il Trabzonspor. Squadra solida, ma sicuramente meno forte del Galatasaray. Speriamo di non trovare neve, il commento ironico di Nedved. Sorteggio favorevole per le altre italiane. Ai sedicesimi il Napoli giocherà con i gallesi dello Swansea, che navigano a metà classifica nel campionato inglese. Andata in Galles il 20 febbraio. Per la Lazio c'è il Ludogorets, che in Bulgaria nella passata stagione ha vinto tutto. Per la Fiorentina i danesi dell'Esbjerg. Sullo sfondo la suggestione di un possibile derby, perché in caso di passaggio del turno agli ottavi i viola troverebbero la vincente tra Juve e Trabzonspor. E allora è tutto per lo sport, a te Flavia. Grazie, no, io però prima di salutarvi voglio sapere, Fabio, se ci sono notizie, sì, proprio ti do arrivate un fresche da... Un aggiornamento sulla legge di stabilità. Allora, sospesi i lavori, riprendono domani mattina alle 9.30. Per quanto riguarda il concreto, via libera della Commissione Bilancio della Camera, un emendamento che introduce un tetto di 300.000 euro al cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro per i dipendenti pubblici. E poi, un tetto, cioè... No... Sì, 300.000 euro al tetto. È un tetto alto. Mamma mia, veramente. E poi invece si va, queste però sono indiscrezioni, verso nulla di fatto sulla cosiddetta Tobin Tax, così come non dovrebbe vedere la luce l'iniziale proposta del relatore per una Tasi Light. Questo è, diciamo, l'ultimo aggiornamento sui lavori. E quindi ci aggiorniamo a domani mattina alle 9.30. Vediamo, perché invece i giornali già si erano sbilanciati. Sì, anche sulle 24 ore. Di... Invece no, queste sono indiscrezioni. Al momento c'è solo via libera sul tetto da 300.000 euro. Ok, grazie mille. È 1:22, adesso sì che è veramente tardi ed è ora di andare a dormire. Buonanotte.